pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle, e a questa umanità, pace e speranza a tutta l'umanità, questo è il motivo anche di questo cammino. Con indosso un saio e ai piedi i calzari francescani, al collo la conchiglia di San Giacomo, barba lunghissima e sguardo brillante, Fratel Biagio Conti, che fa parte dell'Associazione Missione e Carità di Palermo, arriva dalla Sicilia a piedi con la croce in spalla. Noi veniamo dalla Sicilia a piedi, in cammino siamo da più di un anno per tutte le regioni dell'Italia. Prima di arrivare ad Arezzo ha visitato anche i luoghi del centro Italia colpiti dal terremoto. Sì, stiamo entrando nella Toscana da due giorni, abbiamo lasciato l'Umbria, da Assisi, Gubbio siamo stati e ora siamo entrati da due giorni in Toscana. Ora passeremo la Toscana per poi andare anche in Emilia Romagna e a Ventaglio tutte le rimanenti regioni. Noi lo incontriamo in via Fiorentina di ritorno dal Duomo di Arezzo diretto verso il Valdarno. Le volte ci mandano a quel paese e ci giudicano, mamma, ci dicono parole pure, e io alzo la croce, gli faccio il Padre Nostro. Ecco, e tu vedi che si ammorbidiscono o vanno via, no, perché la croce è dolorosa, ma è gloriosa ed è gioiosa. È l'egoismo e l'indifferenza è il male primario. State attenti ai pericoli, ma cerchiamo la verità e andiamo verso il bene. Il male è sempre in agguato, ma rispondiamo al male con il bene. E chissà dove sarà arrivato nel frattempo Fratel Biagio, che abbiamo intercettato con la nostra Greta Settimelli ad Arezzo, e questo ci permette adesso di continuare la nostra trasmissione, entrare di più anche nel clima pasquale, e allora andiamo a salutare i nostri due nuovi ospiti. Paola Maffei, buonasera. Salve, buonasera. Che è la titolare di questo nuovo ristorante vegano, la Dispensa di Amelia, che è aperto in esatto. Via Isonzo da qualche mese, so anche sì. Con molto successo, così sì. Mi è stato detto, sì. Che abbastanza, la gente ha risposto molto bene. E poi salutiamo il presidente di Coldiretti, Tullio Marcelli, buonasera. Buonasera a voi. E ovviamente Coldiretti ci darà il quadro, insomma, di come sta andando questi giorni pasquali per gli agriturismi, ma anche per le nostre campagne, i nostri prodotti, ovviamente, che anche nel momento pasquale possono trovare un loro sbocco. Partirei proprio da questo: come stanno andando intanto? Come sono andate ormai, possiamo dire, le prenotazioni dei nostri agriturismi? Ma sono in crescita, rischiamo il tutto esaurito, anche se i last minute possono sempre capitare. E devo dire che c'è un interesse rinnovato a riscoprire durante la Pasqua il piacere di vivere nella natura e ovviamente di soffermarsi a mangiare un po' di prodotti di qualità, perché negli agriturismi toscani c'è l'obbligo appunto di somministrare solo paste, alimenti e bevande che hanno origine in Toscana. Quindi siamo ben contenti di questo periodo pasquale, forse anche dettato, mi permetto di dire, da un po' di crisi internazionale, da scenari poco rassicuranti intorno all'Italia, all'Europa, per cui forse alcune persone hanno deciso di non fare viaggi molto lunghi ma di restare qua. Quindi c'è stata anche un po' una riscoperta, tra l'altro i giorni pasquali anche per il clima, al di là del giorno di Pasqua, delle previsioni, cosa dicono, però insomma è un clima questo molto gradevole in queste giornate di vigilia. No? È un clima straordinario per chi fa le vacanze, è un clima negativo per chi fa agricoltura, perché siamo in un periodo di siccità importante che, visti i tempi e le temperature, non lascia ben sperare, diciamo, per i prossimi mesi. Quindi c'è una preoccupazione. Sì, evidente soprattutto per, in questo caso, i cereali e le orticole, che comunque stanno rischiando veramente già ora a metà aprile di essere in debito di acqua. Il ristorante so che ha preparato per il giorno di Pasqua un menù ovviamente particolare all'insegna di quella che è poi il messaggio anche che ha voluto lanciare questa nuova attività. Ecco, che cosa, per far capire anche, insomma... È un menù equilibrato con erbe selvatiche locali, cereali locali, proteine vegetali, il tutto sempre cercando le eccellenze del territorio, come diceva prima il signore. Mi piace molto portare avanti proprio una ricerca territoriale e mi piace fornire un pasto equilibrato di tutti gli elementi nutritivi, strizzando l'occhio anche al gusto. E sarà un pasto anche abbastanza tradizionale, con le lasagne al ragù, con un arrosto,
le patate al forno con tutti gli aromi disponibili, tipo salvia, rosmarino, ginepro, però solo ed esclusivamente vegetale. Il ragù di cosa è fatto? Il ragù, ci sono varie opzioni per sfornare un ragù alla bolognese alternativo. Si può fare con il seitan, si può fare con un granulare di proteine vegetali e si può fare anche con le lenticchie. Basta seguire la ricetta della nonna, cuocere a lungo e viene molto bene. Un pranzo che avete detto è senza crudeltà, così è stato, esatto, diciamo, esatto, dipinto. Perché nel frattempo la città, li avete visti, insomma, ci sono stati dei manifesti, adesso credo che ce lo fate vedere, con l'immagine di Silvia Baglioni, adattata per la TV, questa è stata la campagna contro l'uccisione degli agnelli. Ecco, chiedo, eccola qua, nessun cucciolo nel piatto, ogni anno quasi 1.000 di agnelli viene ucciso per tradizione. Che cosa ne pensano gli aretini? Si mantiene la tradizione di mangiare l'agnello oppure per motivi etici e non solo ci si rinuncia? Sentiamo che cosa hanno risposto. No, non mangio l'agnello. Ma solamente perché non è una carne che a me piace. Quindi per gusto personale? Sì, anche per gusto personale, poi non lo trovo fondamentale adesso mangiarla proprio per Pasqua, ecco. No, sicuramente, guarda, perché non si ammazzano i cuccioli. Ma assolutamente, assolutamente no. Ma stai scherzando? No, assolutamente no, perché io adoro e amo gli animali e sono un animalista convinta. Soprattutto gli agnelli. Insalata. No, io non mangerei la carne mai, ma specialmente quella d'agnello. Ma non credo, ma per una questione di perché l'abbiamo poi deciso in casa. E poi pensandoci bene, anche se sono legata alle tradizioni, francamente pensare che tutti questi agnellini vengono uccisi non fa piacere. A parte la carne ne mangio poca, sono più erbivoro, diciamo. Mangio quello che mangia l'agnello, ma l'agnello non mi piace. No, no, non lo mangio anche per rispetto, ecco. Perché io non ammazzerei nemmeno un moscerino, figuriamoci un agnellino. Assolutamente no, perché sono troppo bellini gli agnelli, non si possono ammazzare. Lei è vegana o vegetariana? No, io non sono né vegana né vegetariana, mangio pochissima carne, poca, e gli agnelli no. No. Avete notato che dopo qualche anno, questa è una campagna particolare con i manifesti, sotto questo punto di vista avete riscontrato un ascolto a questi messaggi? Sta cambiando qualcosa? Secondo me sì. La mia opinione è che stia cambiando, neanche troppo lentamente, la situazione, perché molte persone che vengono da me al ristorante non sono assolutamente vegani o vegetariani. Vengono onnivori, persone qualsiasi, normali, aretini di qualsiasi scelta alimentare, diciamo, e molti mi dicono che stanno rifiutando il consumo di carne di agnello per il giorno di Pasqua, perché comunque sia l'agnello viene macellato a 22 giorni dalla nascita, è una cosa abbastanza truculenta se ci pensiamo. E molti esprimono la loro opinione contraria al consumo di carne d'agnello. Chiedo al presidente di Coldiretti, intanto se magari ci dice anche la sua opinione su questo, ovviamente. Volentieri. E se, diciamo, il mondo vegano, che utilizza appunto in parte anche i prodotti anche delle nostre campagne, se ci può essere, ecco, un dialogo tra, ecco, il loro mondo e il vostro mondo. Allora, distinguiamo secondo me le cose. Io rispetto tutti coloro che ovviamente decidono di, per motivi personali, purché non siano, diciamo, estremi questi motivi personali, di svolgere un tipo di alimentazione differente legata appunto a principi diversi rispetto a quelli magari a cui siamo cresciuti. Altra cosa è utilizzare, tra virgolette, la partita, la vicenda degli agnelli per speculare su messaggi che vengono dati e che vengono forzati, anche perché io ricordo a tutti che per avere un agnello ci vuole un allevamento e per avere un allevamento ci vogliono delle persone che si occupano di questi animali.
E se queste persone non fanno un reddito dalla propria attività agricola e imprenditoriale, gli agnelli finiscono, ma finiscono non perché non si mangiano più, ma finiscono perché non si producono più. Quindi secondo me sono due profili diversi, cioè c'è chi fa imprese e vive, che è un lavoro molto duro quello dell'allevatore, lo ricordo bene ricordarlo, e che quindi necessita di attenzione e di tutela, e mi spiace che a volte i messaggi, non è questo ovviamente il caso, ma anche da alcune parti politiche vengano tirati fuori alla vigilia di Pasqua sostanzialmente, come se uno diventasse vegano oppure diventasse animalista tre giorni prima della Pasqua. E questo mi dispiace perché c'è molta demagogia, ci leggo, rispetto a coloro che possono avere opinioni diverse, che hanno abitudini alimentari diverse, ma teniamo conto che se si vuol bene agli animali bisogna che qualcuno li allevi e li faccia nascere. Poi si può discutere se si ammazzano prima o dopo, ma gli animali non è che nascono e vivono da soli, insomma hanno bisogno dell'uomo, e è un'attività di impresa che non solo dà lavoro, ma che consente anche di mantenere dei paesaggi, dei territori nelle nostre zone, anche soprattutto colline marginali, che fanno poi della Toscana anche e di Arezzo un luogo di turismo invidiato da tutti. Davide, cosa ne pensi, ecco, di quello che hai sentito e anche di queste campagne che cercano di lanciare questo messaggio? Allora, l'agnello rappresenta sicuramente qualcosa di particolare, quindi c'è un po' questa storia della tradizione culturale, religiosa, c'è un po' questa abitudine, come io, quindi la vedo un po' anch'io come una forma un po' retrograda, un po' arcaica, però quello che secondo me è fondamentale, il messaggio fondamentale, che giustamente, come diceva anche il rappresentante degli agricoltori, se tutto il mondo diventa vegano, evidentemente gli animali devono scomparire, perché rimarranno solo quelli che vivono in cattività, il resto dovrà scomparire. Però ecco, io credo che vada trovato un equilibrio, perché quando io vedo gli allevamenti intensivi, che secondo me il dramma è questo, oltre che quello dell'agnelli, il dramma è veramente l'allevamento intensivo, e onestamente una parola che mi dà un po' fastidio a me, ma questo è un problema mio, sentir quando si parla di animali da reddito, e quindi come tutto viene prima dell'animale ma c'è solo il reddito, a me questo mi fa veramente orrore, perché lo vedo proprio come qualcosa di nemmeno, ecco, nelle professioni, in altri, nel mondo, diciamo, nell'industria, cioè nessuno parla in questi termini. Quindi io credo che quando si parla di animali intanto andrebbe smesso, eliminato questa definizione. Poi evidentemente l'allevatore ci vuole guadagnare, però io credo che gli allevatori, ma non solo gli animali, anche i coltivatori, è un problema molto complesso, perché c'è, è vero, l'allevamento intensivo degli animali, purtroppo c'è altrettanto per i vegetali, perché spesso veramente pur dire ottenere i vegetali in certe quantità, con certe condizioni, si usa di tutto e di più, e tutto questo poi va nell'alimentazione dell'uomo, e non a caso ultimamente abbiamo un'esplosione di tutta una serie di malattie. E poi comunque, anche se non ci sono conseguenze così traumatiche, l'obesità ad esempio o la malalimentazione dell'uomo occidentale oramai è un fatto notorio. Quindi io credo che vada ritrovato un equilibrio, però ben vengano questi eccessi, perché se no nessuno ne parla. Se è normale, siamo arrivati fino a poco tempo fa che è normale allevare i vitelli in condizioni allucinanti, perché c'è la fortuna che è un animale resistentissimo e quindi vengono allevati in condizioni, andate a visitare dove vengono allevati i vitelli, che normalmente nascono, e fanno gli escrementi dove vivono, muoiono, nessuno gliela tolti, glieli tolgono quando viene liberata la stalla. Quindi credo che va trovato un equilibrio, la carne forse va mangiata, ma ne va mangiata molto meno, e comunque ci dobbiamo preoccupare di come, della qualità della vita di questi animali, che sono comunque esseri viventi come noi. Quando si preparava questa trasmissione, no, ci siamo detti al telefono che sul discorso anche della Pasqua, e qui allarghiamo un attimo il campo, tu mi hai detto, no, che la Pasqua ormai è diventata, come dire, una festa che ha perso un po' quello che erano i suoi valori, secondo te? Sì, dunque...
praticamente diciamo che queste cose magari io sono forse sicuramente anche più vecchio qui, quindi mi ricordo che c'era anche ai miei tempi di quando ero ragazzo, che tra l'altro io vengo da una famiglia contadina, quindi ho fatto il contadino fino a 16 anni, quindi sì che conosco bene diciamo la situazione, e c'era anche allora gente che non preferiva la carne, non mangiava la carne, però non se ne parlava. Oggi invece i media oppure i social network trovano di tutto per cercare di parlare, perché noi sappiamo appunto la crisi che c'è nell'editoria, che c'è appunto, e quindi si trova appunto il sistema per cercare di fare di tutto un gran calderone, insomma, no? Ecco, io credo che però, ecco, soprattutto dovremmo ritornare un attimino a rivalutare tutto ciò che è l'aspetto, appunto, che tu dicevi, l'aspetto di ritornare un po' alle radici e dare un valore a tutto ciò che fa parte di questo nostro mondo, di queste nostre culture, di questa nostra, per cercare appunto di riportare nei limiti le Davide diceva appunto è bene che ci siano queste esagerazioni, ma non lo so se è bene, non lo so. Io credo che certe volte sarebbe bene per cercare di riscoprire quei valori che purtroppo ogni tanto, anzi spesso ci mancano, per ritornare appunto ad avere ognuno il proprio ruolo in modo tranquillo, in modo collaborativo, perché io credo che appunto ci sia possibilità di collaborare fra chi produce carne e chi invece vuole mangiare solo vegano, e quindi ecco, io credo che ci sia possibilità appunto di trovare una sinergia, perché gli agricoltori non producono solo animali, insomma, no, producono tante cose che quindi possono essere diciamo valutate, e quindi ecco, io dico che bisognerà ritornare un attimino a lasciare andare tutte queste battaglie che vengono in qualche modo fatte proprio giusto per portare tutto sul mondo commerciale, e ritornare un po' alle radici, come si dice. Presidente. No, era solo per precisare che distinguiamo anche chi fa gli allevamenti intensivi da chi no, nel senso che alla fine in Italia gli allevamenti intensivi sono veramente rari, e tutti quelli che fanno comunque allevamenti hanno come disciplinare, come obbligo il benessere animale, quindi nessun allevatore che rispetti le regole, poi è chiaro che chi non le rispetta, come mi ha ricordato prima, è giusto che venga condannato ed è giusto che venga messo all'indice, quindi nessuno pensa questo, però chi lo fa seriamente rispettando le regole ed è giusto che abbia la propria dignità nel lavoro che proprio svolge, quindi questa era la precisazione che volevo fare, fermo restando che le tradizioni allevatoriali comunque sono storiche nei nostri territori, sono piccoli allevamenti, medi allevamenti, spesso sono al pascolo, quindi comunque c'è anche un rispetto e una cultura legata al pascolo, alla tradizione, che ha grandemente rispetto dell'animale, quindi in questo senso volevo rassicurare che gli allevamenti spesso si vedono in trasmissioni, anche casi estremi che giustamente vanno condannati. Più a livello industriale comunque di... Sì, sì. Ci sono anche in Italia, perché sì, sono cose che accadono anche in Italia, ma spesso accadono fuori, oltre Alpe, ed è giusto condannarli e stigmatizzarli, perché quelle non è quella l'allevatore vero, insomma. Si parlava prima di lavoro e i dati dell'occupazione in agricoltura, anche giovanile, è uno dei settori dove ci sono più possibilità, almeno a leggere, al di là della crisi generale, no? Sì. Le ultime statistiche, no? Sì, c'è un incremento delle aziende che svolgono attività agricola, quindi diciamo da un punto di vista di iscrizione in Camera di Commercio c'è un incremento. C'è un incremento a doppia cifra anche legato alle aziende giovani, e quindi sono giovani che si affacciano per la prima volta in agricoltura. E la cosa interessante è che tutto questo movimento parte dalle scuole. Ci sono molti ragazzi che si iscrivono anche alle scuole di agraria, sia a livello di superiori che di università, e questo vuol dire che i giovani intravedono in agricoltura un possibile progetto futuro, una prospettiva futura. Questo non significa che è tutto rose e fiori, tutt'altro. Oggi cito un dato per capire, oggi c'è una crisi dei cereali, del prezzo del grano, per cui oggi con 6 kg di grano sostanzialmente ci si compra un caffè. Se uno pensa che un chilo di pasta lo trova anche a un euro o a mezzo euro, qualche volta capita, voi capite che magari si va a comprare un caffè e non ci si guarda, si spende un euro, poi vai a comprare la pasta e magari
cerchi 0,10 in meno, sapendo che con un chilo di pasta ci mangia tranquillamente una famiglia a pranzo e a cena. Purtroppo oggi si comunica a volte anche male le cose, però ci sono delle situazioni, come purtroppo queste stavo ricordando, che non danno dignità a chi lavora. La scelta vegana è una scelta prima di tutto etica, immagino, e poi c'è un risvolto anche, diciamo, di salute, o vanno di pari passo? Io posso parlare della mia personale esperienza, che è stata solo ed esclusivamente etica, 18 anni fa circa. E trovarmi vegana in una famiglia di cacciatori in Val di Chiana, ad Arezzo, 18 anni fa, non è stato facile. Diciamo che però questa esperienza lunga in questo tipo di alimentazione mi ha portato comunque a capire che il modo migliore di rapportarmi con le persone, o comunque di vivere in questa società, è trovando i punti di contatto e non sicuramente facendo battaglie o separazioni. Per quanto riguarda il discorso del mercato, perché purtroppo è una cosa, non si può vivere in un'isola felice, esistono le riconversioni. Da sempre sono successi cambiamenti epocali, sociali e politici nel corso dei secoli, e il mercato si è sempre adeguato alle nuove richieste, alle nuove istanze, diciamo, sociali, e quindi di conseguenza probabilmente questo fermento che sta adesso espandendosi avrà un risvolto nuovo anche a livello economico, a livello commerciale. Probabilmente i signori che dovranno cambiare la propria professione scopriranno professioni altrettanto affascinanti e diventerà una nuova tradizione. La tradizione va bene fin tanto che va bene, non vedo il problema nel cambiare idea. Qualcosa che ti vedevo incalzante? No, io ecco, prima di tutto volevo chiedere se i cacciatori che ne hanno pensato di questa storia. Poi il mio nonno e il mio babbo mi rispettano, perché io rispetto loro. Ecco, appunto, quindi c'è una convivenza. Do rispetto e pretendo altrettanto, quindi diciamo io non interferisco con le loro scelte. Piero, loro non interferisco. Allora, i vegani oggi pensano un po' di essere una novità, ma non lo sono, perché un tempo nelle campagne, ma non per scelta, per miseria, i contadini erano quasi tutti vegani, perché la carne la davano al padrone, la vendevano per raccimolare due soldi, quindi, come diceva Piero, non è che non la volevano, spesso non la mangiavano, non se la potevano mangiavano una volta l'anno, quando c'erano una feste, volta, a me raccontano insomma, che vendevano tutte le parti migliori del maiale e loro si tenevano i ciccioli. La famosa capaccia, che era testa fritta. O la finta trippa, quindi i piatti comunque alternativi. Non a caso la nostra tradizione, che poi ci porta alla cosiddetta dieta mediterranea, fatta prevalentemente di vegetali e non di prodotti animali, e viene considerata come un punto di grande vantaggio per la nostra società. Però ecco, ribadisco, secondo me è quello che dovrebbe essere, che tutti insieme, vegani, non vegani, ma tutti dovremmo lottare, è per la qualità dei nostri prodotti alimentari, la qualità sicuramente della vita degli animali, che è fondamentale, e la qualità, ma anche dei vegetali, ribadisco, perché a volte si fa sbandiera tanto il chilometri zero, ma se io a chilometri zero, ma comunque colui che mi produce la frutta vicino a casa usa di tutto e di più, è un chilometri zero inutile, perché mi avvelena come mi può avvelenare quella che viene non so da dove. Quindi io credo, e così mi riferisco a tanti altri prodotti di origine animale, tutte le lavorazioni del latte, oramai sappiamo benissimo che il danno che viene provocato anche ai nostri allevatori, magari quelli che vorrebbero allevare in maniera anche qualitativa, ma poi sono danneggiati dal fatto che gli arriva le cagliate non si sa da dove, non è obbligatorio scriverlo, e quindi anche io che voglio comprare un prodotto di qualità, o magari aiutare quel ragazzo, quel contadino che sta facendo una produzione particolare, non riesco a farlo, perché comunque poi vado nel supermercato e non so cosa compro. È assolutamente corretto, anche se presumibilmente in queste prossime settimane dovrebbe entrare in vigore il decreto sull'indicazione obbligatoria dell'origine del latte e derivati del latte, sui formaggi, sugli yogurt e su tutto. Se entrerà in vigore
l'obbligo sarà quello di indicare il paese di prima di mungitura e di prima trasformazione, in modo tale che se il paese di mungitura, perché la cagliata arriva dalla Lituania, è stato la Lituania, nelle mozzarelle che troveremo nei supermercati ci sarà scritto mozzarella con latte munto in Lituania. Quindi ci auguriamo che questa battaglia vada in porto, siamo a livello europeo, però le resistenze, così come anche sulla pasta, di riuscire a indicare qual è la pasta 100% italiana, è indicata. Ma anche sulla frutta. Sulla frutta, la frutta già oggi è obbligatorio indicare il paese. Il pesce. Sul pesce non lo è. Il riso, in questi giorni il ministro Martina si è impegnato a presentare il decreto sull'indicazione d'origine anche del riso. Anche qui, se no, importazioni da paesi terzi in cui non si sa neanche magari quello che hanno avuto o chi ha lavorato, anche magari, poi si tratta del lavoro nero, ora apro una parentesi, lo sfruttamento del lavoro nero e caporalato, magari arriva a prodotti che sono frutto che di lavoro più che caporalato, magari non lo si vede perché non è sotto casa e quindi non ci fa impressione, però poi magari mangiamo prodotti che hanno sfruttato bambini, che hanno coltivato magari in paesi dell'est oppure in paesi anche asiatici, magari anche minori di età e magari neanche pagati o sottopagati. Quindi l'augurio è che comunque si arrivi veramente a una normativa chiara per il consumatore. Poi è giusto che scelga chi vuole comprare prodotti che costano più o meno, e quindi ci auguriamo che la qualità vada sempre avanti, o provengano da territori diversi, e chi invece vuole comprare italiano sapendo che si rispetta le regole. Ecco, la definizione di italiano può far stare normalmente tranquilli sulla qualità? Il concetto è questo, cioè la definizione di italiano generalmente fa stare più tranquillo, questo come principio di fondo. Se però sappiamo cosa è italiano, perché faccio un esempio per capire, la discussione oggi che c'è su questo decreto che è a Bruxelles sulla pasta, sull'obbligatorietà dell'origine della pasta, secondo quanto stiamo spingendo noi vuol far dire che è 51% di pasta, cioè puoi chiamare pasta italiana quella che ha 51% di grano italiano. Siccome l'Italia non è un paese autosufficiente da un punto di vista alimentare, questo è anche un altro problema di sovranità alimentare che ci manca, siamo costretti a importare grano. C'è chi dice, il ministro dello sviluppo economico o altri soggetti dell'industria, che è sufficiente il paese in cui viene fatta la semola che mi fa indicare l'origine della pasta. Quindi se io porto grani canadesi o ucraini e li molisco qui in Italia, quella semola che creo mi fa dire che quella pasta è italiana. Chiaramente sarebbe una falsità e un'assurdità, però c'è chi italiano vuole questo. Allora è chiaro che nel momento in cui ottiene una legge che ti dice questo, il consumatore, se legge italiano pensando di mangiare grano italiano, pasta fatta da grano italiano o prevalente grano italiano, trova magari miscele di grani. Quali sono in questo periodo pasquale i prodotti che vanno di più nelle nostre campagne? A parte questa è una battuta, permettete. A parte questo, secondo me dalle nostre parti comunque c'è una riscoperta anche dei primi piatti, e quindi magari la famosa pasta fatta in casa, che viene utilizzata molto. Ci sono anche gli animali da cortile che spesso vengono utilizzati, perché comunque sono animali allevati quasi allo stato bravo sostanzialmente, e le ricette soprattutto anche di crostini antipasti tipiche delle nostre zone, quindi sì, diciamo riscoperte di tradizioni, però soprattutto sui primi, cioè c'è una grande abbondanza di varietà sui primi. Come coltivate questi mercati che ormai da tempo proponete, in cui di fatto ad esempio si trovano davanti appunto i cittadini che magari non abitano in campagna, si trovano davanti magari vicino a casa il prodotto della campagna, questo chiaramente aumenta anche la consapevolezza e anche la capacità di distinguere il prodotto del supermercato da quello prodotto direttamente. Ma infatti credo che il grande, al di là della valenza economica di questi mercati che sono oltre 1000 in tutta Italia di Campagna Amica, al di là della valenza economica per chi ci lavora, per chi produce, c'è una valenza sociale comunicativa, cioè spesso oggi siamo stati tutti abituati a non perdere molto tempo nel fare la spesa, e quindi si va una volta a settimana al supermercato, si prende il carrello che è più grande della macchina, si compra la roba, poi si porta via e magari poi il 30% finisce nei cassonetti, purtroppo. Allora l'idea qual è? Quella non di, come posso dire, comprare solo prodotto locale, come del resto no, chi produce non è che vende solo localmente, ma si esporta anche, perché pensa a prodotti come il vino e l'olio che vanno in tutto il mondo, sarebbe utopia questa. Però stiamo comunicando ai cittadini che dedicare più tempo e fare un consumo consapevole
serve anche a poter scegliere la qualità dei prodotti che si mangia. Lì il produttore ci mette la faccia, per cui te torni la settimana dopo e lo ritrovi lì, se il prodotto non è di qualità glielo dici o fai tutte le tue lamentele, ma soprattutto quando vai al supermercato cerchi di trovare un prodotto che comunque possa avere un'indicazione territoriale certa. Questo significa tendenzialmente più qualità, più freschezza, e si crea, e chiudo, anche un rapporto di socialità che si è perso oggi. Cioè, quando tu vai sempre dal solito produttore a comprare i prodotti, crei anche una relazionalità umana, cosa che si è persa nella società di oggi, quindi è un fattore positivo anche questo, se ci pensiamo. Mi chiedevo, questo ristorante, la dispensa di Amelia, il ristorante vegano, a livello proprio anche di lavoro e di preparazione, ovviamente è un ristorante diverso da quelli tradizionali, quindi quanto lavoro c'è dietro? È molto più faticoso rispetto a un ristorante normale. C'è a monte una ricerca mia personale che è partita molto prima dall'apertura, nel cercare appunto il produttore di quel tipo di ortaggio, il produttore di quel tipo di grano, il produttore del cereale particolare, i vini, l'olio, tutto. È una ricerca molto 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 faticosa, ma dà molta più soddisfazione, e sinceramente spero anche di riuscire, non dico a fare cultura, ma almeno a instillare una forma di consapevolezza nelle persone che passano. In questo senso, perché chi acquista al supermercato o chi acquista da un produttore locale o no, comunque sia, cercherà la qualità sia in fase di produzione che l'etica, anche nel rispetto di chi ha prodotto il cibo, che in fase di consumo finale. E quindi secondo me è importante che il consumatore, chi acquista, chi spende, chi apre il borsellino, sviluppi un senso critico. È questo il punto, il nodo della questione. E questo faciliterà non soltanto i rapporti economici e sociali, gli inasprimenti, le battaglie varie, faciliterà anche la sua personale soddisfazione, nonché la salute. E vi rivolgete alle campagne aretine o anche oltre, diciamo? In che senso? Per l'acquisto dei prodotti per il ristorante. Alcune cose anche oltre, diciamo un 80% aretino. Il veganismo, che a livello anche di supermercati, no, vediamo che insomma, sta diventando anche un fronte di mercato sempre più importante a giudicare, lo vediamo anche prima, non c'erano i supermercati, ora ci sono delle aree, no, proprio dedicate, eccetera. A livello di imprenditori agricoli, ci sono degli imprenditori che magari hanno aumentato il proprio fatturato, tra virgolette, rivolgendosi, ecco, a questo mondo? Per le notizie che abbiamo noi, ci sono imprenditori agrituristici che si sono dedicati al vegano. Cioè, non tanto nella fase produttiva, cioè non abbiamo notizie di variazioni importanti da un punto di vista produttivo. Magari ci sono produttori che forniscono anche aziende che somministrano pasti vegani. Però quello che abbiamo notato invece è che ci sono degli agriturismi, come è stato aperto un ristorante, che si accentrano o si incentrano sull'attività vegana. Stanno nascendo adesso, ovviamente dettati anche da una moda, tra virgolette, o da una diffusione di conoscenze e di cultura che prima non c'era. Sì, direi che siamo in conclusione, oltre a dire buona Pasqua, che sì, possiamo dire? Appunto, questo diciamo dovrebbe essere l'augurio migliore, insomma, no, per dire, perché abbiamo fatto appunto, sviluppato una trasmissione che mi è sembrata, insomma, che si può convivere il vegano con il non vegano, e quindi si può. Ecco, quindi, ecco, e questa è la cosa importante. Anche se a volte ci sono delle intolleranze reciproche, che leggiamo. Certe volte si può. Diciamo, si vede questo è anche dato dalla personalità o dal carattere dal singolo, delle persone, cioè, del singolo. Deve essere individuo. Esasperato, perché poi si leggevano anche notizie di bambini che hanno avuto problemi. Però per ci genitori sono anche che... quelli di onnivori. No, cioè, infatti, il genitore disgraziato esiste. Ecco, appunto, no, ma magari fa più spettacolo e notizia il figlio del vegano, e quindi finisce sul giornale. Io l'unica cosa che vorrei, l'ultima cosa che vorrei dire, sì, l'equilibrio esiste secondo me, anche perché poi anche gli animali normalmente si alimentano di verdure, quindi è una catena, e quindi no, quello che vorrei dire, io per esempio nella mia alimentazione cerco sempre di scegliere prodotti naturali, perché ho la fortuna anche a volte di produrli da me, e quindi magari pomodoro so
che profumo ha quando si coglie nella pianta, e io credo che oramai il 90% della popolazione crede che il pomodoro non emani nessun odore, invece non è vero, perché se te hai modo di comprare il pomodoro da chi lo produce, appena colto ha il suo profumo. Ma probabilmente potrebbe essere che il profumo del tuo pomodoro non va bene alla maggioranza della gente. Ma no, non è vero. ormai lo mangia lui. Ormai non c'è più profumo. No, ma ecco, poi quello che vorrei dire, l'altra questione che è già stata lì, che comunque dietro a volte queste produzioni di qualità purtroppo c'è lo sfruttamento l'uomo, e ad esempio quando io vedo non so, un chilo di fagiolini che mi viene detto che sono di provenienza locale e vengono venduti a un euro al chilo, insomma mi s'accappona la pelle, perché io li ho coltivati, so che vuol dire raccogliere un chilo di fagiolini. Se arrivano nel negozio a 1-2 euro, se qualcosa che non torna in quella filiera c'è, perché per cogliere un chilo di fagiolini che vengono colti a mano, non ci sono macchine che le colgono, e oltretutto in posizione, questo vale anche per i pomodori e per tante altre cose, sì. E quindi ecco, questo secondo me bisogna sempre stare molto attenti, perché è un equilibrio anche lì da trovare, perché vogliamo bene all'agnello, io voglio bene all'agnello e agli animali, ma vorrei anche che l'uomo non fosse sfruttato per permetterci di arrivare in tavola prodotti di... Allora, l'ultima battuta? No, era soltanto una precisazione, che il pomodoro profumato si trova soltanto quando è di stagione. E questa è un'altra cosa che è importante per il consumatore. Deve scegliere, documentarsi, secondo quella che è la stagionalità della nostra terra. È un altro dei mali questo, no? Che... Sono assolutamente d'accordo. Cioè, che ormai siamo abituati, perché arrivano... Le fragole a Natale. Delle bestie di fragole così, evidentemente enorme. Qualcosa gli hanno dato. Va bene, mangiate quello che ritenete opportuno per Pasqua. Grazie a Piero Franchini, grazie a Davide. Cercate di stare attenti. Piero, te mangia poco, Ho fatto tanta fatica per arrivare a quella cosa che... No, io sono arrivato a se la devi mantenere. Ci hai messo tempo per arrivare. Ci ho messo tanti anni per farlo. Guarda che ci sei proposto il vostro manifesto. Grazie a Tullio Marcelli, grazie a Paola Maffei. No, io volevo fare un'ultima... È un manifesto anche te? Sì, è un manifesto. Un manifesto che è quello, appunto, che il giorno di Pasquetta potete recarvi tutti al Parco del Pionta e smaltire quello che avete mangiato. Perché c'è la parco corsa. Perché c'è la parco corsa? Prima di pranzo o dopo? Prima di pranzo. Dopo la pasquetta. Io ho detto l'altra volta che si può portare anche l'agnello. Io parlo dell'agnello vivo. Cioè corre anche l'agnello. Ci sarà anche cani, si può portare anche l'agnello. Va bene. Grazie a tutti, buona Pasqua.